Non è stata la partita che avevi preparato con la tua squadra, questa. Oggi è difficile parlare, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, alla società che abbiamo fatto la peggior partita da quando sono qua. Mi spiace perché era una partita sentita e purtroppo oggi abbiamo veramente sbagliato dall'approccio, poi le cose tecniche e oggi purtroppo abbiamo sbagliato tutto. Guardiamo un piccolo raggio di sole in questa partita, un po' la reazione che c'è stata dopo aver subito il 3-0. Difficile oggi trovare un raggio di sole, sono sincero. Il raggio di sole ce lo dà cosa abbiamo fatto prima di oggi. Oggi purtroppo non mi piace, non salvo niente. L'unica cosa che prendo di oggi è che ci dà spunto per lavorare in questa trosta perché sappiamo che dobbiamo lavorare sodo e non possiamo mai mollare. Oggi purtroppo abbiamo fatto una brutta prestazione. Sappiamo che non ne possiamo permettere, oggi non dovevamo farla, ma non dobbiamo più ripeterla, questo è poco ma sicuro. Arriva nel momento giusto la sosta, forse la squadra è anche un po' satura anche a livello mentale. Sì, la sosta diciamo che ci permetterà magari di ricaricare un po' le pile, recuperare qualche giocatore che avevamo fuori e adesso dobbiamo, secondo, staccare un attimo la spina e poi cercare di riprendere a lavorare dopo le feste come abbiamo fatto sempre, perché comunque abbiamo sempre lavorato e dobbiamo prendere spunto da questa partita perché abbiamo fatto veramente le cose peggiori e sappiamo che non possiamo più ripetere. Domande? Ti chiedo, mister, il fatto delle scelte iniziali di formazione, qualcosina è cambiato rispetto alla formazione che avevi in suo caso domenica? Poi dopo nell'intervallo hai tentato di dare un po' la scossa con questi tre cambi di intervenire. Sinceramente all'intervallo potevo prendere tutti gli 11 e cambiare, perché mentalmente non è che volevo puntare il dito contro qualcuno, perché non bisogna far così. Purtroppo abbiamo sbagliato tutti l'approccio, poi abbiamo preso due gol che ci hanno veramente messo in difficoltà e ho provato a dare dei cambi con giocatori che erano fuori magari mentalmente. Non avevano preso i gol, però ripeto, abbiamo poi subito preso il rigore e la partita era finita. Altre domande? Ti chiedo io, una partita che poi potrebbe pesare perché poi dovrai anche pagare con un paio di squalifiche, cioè questa è un po' anche la verità, secondo me, peggiore che ti lascia questa partita. Diciamo che questa partita non ha niente di cose, ripeto, forse positive. Anche sappiamo consapevoli che la prima giornata non avremo Cucuzza il capitano, però dovremo andare avanti e comunque prepararci bene lo stesso. Ti chiedo un'ultima cosa, una cosa tecnica, cosa è successo sul secondo gol? Perché alla fine la difesa era schierata e ha subito, forse per me è stato quello che ha Voglio subito. rivederlo, ma credo che abbiamo fatto una lettura sbagliata su quella palla aperta e abbiamo poi concesso anche perché poi il portiere l'ha presa e sulla seconda palla sono andati prima loro. Questo secondo me è più che oltre all'errore tecnico c'è proprio l'atteggiamento che loro avevano prima di noi. Grazie. Grazie a te. Mister oggi ha provato poi a cambiare un po' le sorti con tre cambi subito a inizio secondo tempo per dare un po' di qualità e velocità lì davanti. Avete trovato il gol che sembrava avervi rimesso dentro la partita, però poi non c'è stato più niente da fare. No, ma oggi, ripeto, non salvo niente, non si può salvare neanche questa cosa. Purtroppo abbiamo veramente tutti, dal sottoscritto all'ultimo giocatore, fatto una brutta, brutta prestazione. Mister, una domanda su Latini, sa quanto noi di Gazzetta Lodigiana stimiamo questo giocatore, forse oggi è mancato anche un po' lui lì in mezzo. Oggi sono mancati tutti, dal primo all'ultimo. Quindi non voglio sparare su nessuno, ma oggi credo che dal sottoscritto, ripeto, a tutti i giocatori abbiamo fatto una brutta prestazione. Se si potesse tornare indietro nel tempo, schiererebbe ancora la stessa formazione? Ma guarda, qui oggi, a parte che questa possibilità non ce la dà nessuno,
ma non era questione, perché comunque poi nel secondo tempo sono entrati 5 giocatori diversi, quindi i 4 gol li abbiamo presi. È proprio l'atteggiamento che abbiamo avuto dall'inizio che abbiamo perso la partita, non è questione dei giocatori, tantomeno dei moduli, perché poi alla fine abbiamo sempre giocato nella stessa maniera e sempre questi ragazzi, quindi oggi purtroppo in questa brutta prestazione ci andiamo di mezzo tutti, Mister, sono tutti responsabili. due derby persi, prima col San Giuliano, poi col Sant'Angelo, come si fa a rialzare la squadra poi in queste No, condizioni? come ci siamo rialzati dopo il primo derby perso, e se andate a vincere in trasferta, dobbiamo, anzi, ci deve spingere questi due derby a lavorare ancora di più in questa sosta per ripartire forte alla prima vittoria. Ok, mister, la ringrazio e le faccio poi un grande in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie.